Credo che il sistema scolastico italiano abbia molti aspetti negativi. Uno di questi è che tende a fare tabù su argomenti molto importanti, come ad esempio l'educazione sessuale. Ci insegna varie materie, ma di queste pochissime ci insegnano qualcosa di utile per la vita. Non ci insegna a pagare le bollette, ad investire soldi, a comprare e a gestire una casa. Però so risolvere un'equazione, in fondo è necessario per vivere, no? So contare in francese fino a 100, ma non ho la minima idea di come si gestisca un conto in banca. Ma che importa? Ci ritroviamo professori stronzi ed egoisti che pensano solo a metterci degli stupidi voti e a giudicare la nostra intelligenza solo in base a questi. Professori che fingono di interessarsi a come stiamo per sembrare degli angioletti, ma poi sono i primi a criticarti e a sminuirti. Dicono che per i ragazzi della nostra età sia importante avere tempo libero per dedicarsi allo svago e alla cura di se stessi, ma ovviamente sono i primi che assegnano compiti a non finire, perché tanto state a casa, che avete da fare? In pratica non fanno altro che farci trascurare sempre di più la nostra vita sociale. In quest'ultimo anno e mezzo a causa del Covid la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Ormai ci nascondiamo dietro ad uno stupido schermo per ore e l'unica cosa che si ricava è un mal di testa incredibile. Stando in DAD è letteralmente impossibile seguire e capire le lezioni, poiché basta il nulla per distrarsi. Troppo facilmente facciamo della scuola un luogo noioso, dove non si fa altro che ascoltare un noiosissimo professore che parla, parla e parla. Ma in realtà bisogna solo avere fortuna nel trovare insegnanti bravi, che si interessano davvero a te, a come ti senti e che cercano di capirti e aiutarti. Se tutti i docenti fossero così e se nelle scuole si insegnassero cose più utili, sicuramente non sarebbe un peso andarci, ma anzi, diventerebbe il luogo in cui più amiamo stare. Perché in fondo scuola non è solo studio, ma anche amicizia, divertimento, nuove esperienze. Spero che con il passare del tempo il sistema scolastico migliori, in modo da essere più rispettato e amato dalle generazioni future. Perché ridi? Ti sembra che abbia scritto delle cazzate? No, ma non ti sembra di aver esagerato. Perché che ho scritto di male? Forse che i tuoi professori sono stronzi ed egoisti? Perché non è la verità. Allora non ti è piaciuto? Sì, ma sei stato un po' eccessivo. Dici? Secondo me l'hai fatto per provocare la maestra Nardi per quella storia dello sciopero. Sì, vabbè. Non ho mai capito. Oh, ma mi stai ascoltando? Sì. Non ti vedo molto convinta, ma ti voglio credere. 7:30 in matematica. Mentre qui c'è gente che perde il tempo a cominciare, altri lavorano per il ma 9. Ma smettila. Perché tu quanto hai preso all'ultimo compito? C'entra. C'entra. Se vuoi baciare la mia amica devi almeno aver preso 8. Allora mi sa che è meglio se mi faccio suora. Allora ci pomeriggio studiamo insieme. Ancora non lo sai? Cosa? No, Fede, oggi pomeriggio tra amiche, studiamo assieme e poi andiamo a fare shopping. Ah, avete fatto i soldi? Devo andare a prendere il mio regalo che mi hanno fatto i miei per il compleanno. Ok, allora ci sentiamo oggi pomeriggio e decidiamo se usciamo senza questa rompipalle. Aspettatemi! We'll be right back.
Avevo detto in successo in matematica nello spritz. E tu che ci fai qui? Non eri con Giulia a fare shopping? Sì, ma abbiamo finito che Giulia da fare. E Giulia dov'è? Che ne so, pensavo fosse con te. Dove eri finito? Ma niente, sono andata a vedere uno show di spogliarellisti in centro. Ma vaffa. Ma dai amore, sto scherzando. Sono dovuta passare da mia nonna per forza. È una settimana che mia madre mi stressa. Comunque è una buona notizia. Sentiamo. I miei questa sera vanno a cena a Monopoli e si portano mio fratello. Per evitare di uscire durante l'ora di coprifuoco, rimangono a dormire alla casa al mare. Quindi mi stai dicendo che è? Esatto.